Ciao amici, in questa puntata parliamo di evoluzione ed innovazione dell'IT nel settore pubblico per il futuro dei servizi al cittadino. Poi scopriamo quali sono le nuove opportunità di crescita offerte dal satellite Eutelsat EuroBird 10 alle emittenti televisive locali. E in seguito vi presentiamo la stazione multimediale IBM che integra la comunicazione audiovisiva con quella olfattiva. E per finire, insieme agli esperti della Tecnovideo, scopriamo quali sono gli ultimissimi prodotti interattivi per fare con e per migliorare la formazione. Ma passiamo subito alla IT in Government and Healthcare Industry Conference 2006. Noi ci poniamo come un osservatore dei temi caldi nel settore dell'information and communication technology e degli impatti che questi hanno sui processi di innovazione all'interno del paese. Quindi il nostro obiettivo fondamentale è quello di oggi riflettere su tre temi: la globalizzazione, l'innovazione e la convergenza tecnologica, che è il fattore chiave che sta sotto l'innovazione di prodotto e di processo che caratterizza l'economia, particolarmente all'interno del nostro paese. Per quanto riguarda tutta la tematica dell'e-government, è essenziale evidentemente per l'aumento della produttività e la competitività dell'intero sistema paese l'esigenza di avere un sistema del pubblico più efficiente e più efficace. La giornata di oggi si propone di riflettere in particolare sulle migliori pratiche, sui casi migliori di sviluppo di applicazioni, di soluzioni che contribuiscano alla maggiore efficacia ed efficienza sia della pubblica amministrazione sia in particolare del tema della salute. Il nostro primo panel ha fatto incontrare rappresentanti della Regione Veneto, della Regione Lombardia e del Comune di Roma, l'assessore Mariella Gramaglia. Abbiamo parlato della governance, dell'e-government sul territorio, quindi il ruolo delle regioni e la loro capacità di effettivamente coordinare le iniziative dei comuni e nello stesso tempo avere un ruolo guida per cercare di spingere l'innovazione. Credo che ci sia stato abbastanza accordo sul fatto che a questo punto non si tratta tanto di spingere la tecnologia verso i cittadini, cioè non bisogna forzare i cittadini per esempio a usare il PC per forza per parlare col government, ma è l'amministrazione che deve usare al massimo le tecnologie per razionalizzarsi e poi eventualmente può interagire con i cittadini nel modo che i cittadini preferiscono. Penso che la sfida per l'Italia sia proprio quella di superare il nostro eterno problema dei localismi. Si è parlato abbastanza del tema dei centri servizi territoriali, cioè noi abbiamo dei comuni, alcuni hanno addirittura 37 abitanti, è chiaro che per aiutare questi comuni a offrire innovazione, servizi innovativi e seguire il ritmo dei comuni più grandi occorre accordarsi e quindi c'è questa iniziativa dei centri servizi cooperativi sul territorio in cui si può giocare una carta importante di razionalizzazione e coordinamento. Penso che questa sfida sia veramente molto importante. La seconda è quella del riuso, e cioè non sviluppare da zero tutte le soluzioni informatiche di nuovo nei localismi, ma riutilizzare soluzioni che si sono dimostrate funzionanti. Center 060606 in realtà ormai ha 3 anni di vita, è cominciato nel 2003 ed è un figlio maturo delle strategie di innovazione del Comune di Roma. Abbiamo avuto circa 7 milioni di contatti con i cittadini, che vuol dire che ogni cittadino romano ci ha chiamato in media almeno 3 volte.
E diciamo che sotto l'apparente semplicità del contatto con lo 060606 in realtà c'è una grande messe di innovazione tecnologica, perché ci sono 80 operatori contemporaneamente, hanno migliaia e migliaia di pagine internet da navigare mentre comunicano col cittadino, devono saperlo fare e devono poi avere un'interconnessione piuttosto sofisticata con più di 50 punti di secondo ascolto che eventualmente possono prendere in carico il cittadino e seguirlo fino al compimento di un procedimento. Tutto questo naturalmente non sarebbe possibile se non ci fosse un'infrastruttura di tipo informatico estremamente sofisticata. Il cittadino che si affaccia al nostro portale è già un cittadino alfabetizzato. Se si identifica sul nostro portale può fare molte cose, può pagare l'ICI, può pagare le contravvenzioni, le spese scolastiche dei propri bambini, può cambiare domicilio online, non solo, ma naturalmente può controllare tutte le banche dati personalizzate che lo riguardano e verificare se ci fossero degli errori, cioè tutte le banche dati complesse e personalizzate risultano trasparenti al cittadino che ne è in fondo l'ultimo proprietario, e io credo che questo sia un fatto innovativo molto importante. Quello che dobbiamo fare per il futuro è rendere più facile il rapporto tra il cittadino e il portale. La carta di identità elettronica tarda a venire, nell'attesa noi abbiamo cercato di costruire dei processi di identificazione per conto nostro, cercando di rispettare la legge, ma naturalmente sono ancora dei procedimenti di identificazione in parte sperimentali, in parte un po' complessi, e a volte il cittadino ne è un po' scontento.